sociali. Massimo Franco, Conte si sente politicamente più fragile ed è per questo che vuole anche un sindacato non ostile. Ma secondo me oggi Conte è più forte soprattutto per l'aggancio europeo. Al di là di quello non saprei dire. E d'altronde Conte è cambiato nel senso che è cambiata la sua maggioranza. E oggi c'è una maggioranza che credo sia in maggiore sintonia con i sindacati. Il fatto che la CGIL anche abbia fatto delle consultazioni parallele al Viminale quando c'era il governo precedente, fa capire che forse Conte prima era molto più debole. Dopodiché penso che ci siano due elementi molto da verificare. Il primo è che, giustamente diceva il segretario Landini, abbiamo visto i titoli, ma non hanno visto il contenuto. Quindi, secondo me, vale più il gesto di oggi che non il contenuto di quello che il governo propone, perché ancora non si conosce. Secondo, credo ci sia anche un rischio per la CGIL, perché oggi la CGIL è un sindacato nel quale Landini è molto ostile alla Lega, ma in realtà tutti i sondaggi dicono che una parte non piccola degli iscritti votano Lega e apprezzano Salvini, quindi credo che su questo si giochi non solo il rapporto col governo, ma anche il rapporto della CGIL con alcuni dei propri iscritti. Guardi, che nel mondo del lavoro abbiano votato o per la Lega o per i 5 Stelle è sotto gli occhi di tutti e non riguarda solo la CGIL, riguarda in senso generale le organizzazioni sindacali, ma io insisto, il problema non è cosa votano, il problema è che sono ancora iscritti alla CGIL, sono ancora iscritti alla CISL e alla UIL, ecco, e sono stati anche in piazza nei mesi scorsi per manifestare anche contro il governo che al limite alcuni di loro avevano votato. Quindi il nostro problema oggi è che ci siano risposte precise. Le faccio un esempio: noi eravamo contro la flat tax e l'abbiamo detto, eravamo contro i condoni e l'abbiamo detto. Sentire oggi un governo che dice di flat tax non discutiamo, discutiamo di riforma fiscale, di riduzione del cuneo per i lavoratori, anziché il condono siamo pronti a discutere di lotta contro l'evasione fiscale, io dico benissimo, adesso però voglio discutere perché voglio capire come si fa questa cosa. Ecco, Landini, io penso che se le persone che noi rappresentiamo li portiamo a casa che pagano meno tasse e li portiamo a casa che siccome combattono l'evasione fiscale si può spendere di più e difendere la sanità o le pensioni, secondo me la nostra gente è contenta. E da un certo punto di vista questo è che quello che noi dobbiamo fare, compreso il fatto di far ripartire gli investimenti per creare lavoro, perché noi abbiamo i giovani che se ne vanno all'estero oppure che hanno un lavoro precario. Queste sono le altre cose che vanno Landini, messe in discussione. Adesso entreremo